Buongiorno, eccoci anche stamattina nell'edicola di Otto Channel, andiamo ad aprire subito i giornali cominciando con La Repubblica, Scafisti e ONG, è guerra tra procure, nessun dossier dei nostri 007, il COPASIR smentisce Salvini, ma c'è il giallo dello spionaggio europeo di uh, Frontex. Poi il caso accordo tra i partiti sulla legittima difesa d'oggi in poi sarà più facile sparare. Andiamo alla politica con uh, Renzi che rilancia legge elettorale alla tedesca. E intanto maxi prestito ad Alitalia, sei mesi per salvarla. Dal mondo Merkel, Merkel e Macron, il piano a due per rifare l'Unione Europea, pronto il progetto per eh, rafforzare l'economia e eh, la sicurezza. Ieri si sono incontrati a soci in Russia la cancelliera Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin. Questo eh, per quanto riguarda. Eh, Repubblica, la prima, dove troviamo anche DJ Fabo: i PM assolvono Cappato se morire con dignità diventa un eh, diritto. E poi il caso eh, Muntari, via dal campo contro i razzisti, eh, l'ONU dice grazie a Montari, ma il calcio italiano lo punisce, è stato squalificato per aver abbandonato il campo. Entriamo all'interno di eh, Repubblica e allora, innanzitutto la politica, il popolo delle primarie. Ai gazebo del Partito Democratico quattro votanti su 10 over 65, la base invecchia. E eh, la sinistra perde quota. Il partito non suscita le attese del 2013 e non trova consensi fuori dai propri confini. Il calo dell'affluenza anche nelle zone tipicamente e storicamente rosse lo testimonia. La maggioranza Dem eh, sostiene Gentiloni e ha detto sì al referendum, anche se c'è una parte che si dichiara lontana dal leader. Il sud in controtendenza, nel mezzogiorno che aveva detto no in massa alla modifica della Costituzione, la, la partecipazione tuttavia è eh, cresciuta e poi c'è eh, l'analisi eh, del voto delle primarie con eh, Renzi che eh, consolida il proprio ruolo ma i giovani scelgono i suoi eh, avversari. E poi ancora a proposito della politica delle scelte dei partiti, riparte il dibattito sulla legge elettorale, Renzi apre al sistema tedesco ma serve il sì di Berlusconi. Contatti tra Lotti e il forzista Romani per il segretario maggioranza blindata dell'assemblea eh, del PD. Di Battista dal movimento 5 Stelle chiede eh, subito le urde. Anche Guerini è d'accordo. E poi, qui, eh, Repubblica ci ricorda. Uh, come è articolato il sistema elettorale uh, tedesco uh, proseguiamo sulla stessa pagina la polemica di Pisapia il leader di campo progressista, io mai in un listone PD sui numeri delle primarie e scontro, Orlandiani all'attacco e poi c'è il caso Ercolano-Pisapia inaccettabile il no a D'Alema e Prodi ricorda i suoi voti quasi il triplo. Proseguendo ancora da eh, Repubblica, parlavamo della legittima difesa. Ora più facile usare le armi. Un emendamento PD Alfaniani amplia la possibilità di sparare in casi di aggressioni notturne e di violenza. Oggi il voto alla Camera, i centristi minacciavano di non approvarla più e i Dem sono corsi ai ripari, maglie più larghe contro i ladri che di notte penetrano con la minaccia e con l'inganno. Questo per quanto riguarda eh, gli interni e la politica di Repubblica. Adesso prendiamo il mondo. Asse Merkel, Macron su economia. E sicurezza: se il candidato centrista andrà all'Eliseo, la Cancelliera gli proporrà un gabinetto permanente franco-tedesco. L'obiettivo è studiare strategie e investimenti comuni per fermare i populismi. In questo senso è stata sondata anche Roma. Berlino voleva coinvolgere Gentiloni, ma il suo impegno può arrivare soltanto fino eh, a febbraio. E poi l'incontro a soci eh, tra la Merkel e Putin: Merkel difende i gay, Putin la eh, polizia. Andiamo avanti ancora da Repubblica e prendiamo le pagine della Cronaca. E allora, innanzitutto la questione immigrati, il copasir su ONG e scafisti, nessun dossier dei servizi ed è scontro tra le procure. Il leghista Stucchi, presidente del comitato, smentisce le accuse di Salvini. Il PM di Siracusa dice che non risultano collusioni. Oggi il procuratore Zuccaro verrà sentito. Uh, in Senato. Uh, ancora a proposito di migranti, operazione contro uh, l'illegalità a Milano, 52 stranieri portati in questura con agenti a cavallo e un elicottero a Milano, blitz nella stazione centrale. L'altra pagina eh, della doppia, il commento di Roberto Saviano sulla Migranti, quei sospetti che sabotano la missione di chi salva eh, le vite. Poi proseguendo, il retroscena, eh, l'inchiesta di Catania basata su un rapporto con bassa classifica di segretezza mai comunicato a Roma in via ufficiale o riservata. L'informativa della discordia scritta dall'intelligence di Frontex, i 007 italiani si difendono, noi... Uh, non centriamo. E qui nella fotografia il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, titolare dell'indagine sulle presunte connessioni tra i trafficanti di uomini libici e alcune uh, ONG. Proseguendo ancora uh, dalla cronaca, andiamo a Terni appalti in monopolio alle cooperative locali, è stato arrestato il sindaco PD di Terni, ai domiciliari anche eh, l'assessore ai lavori pubblici e scoppia il caso delle 63. Proroghe per i giardini del cimitero. Eccoli a sinistra Leopoldo di Girolamo, 65 anni, ex senatore edeme e sindaco di Terni dal 2009. Nella foto più piccola, l'assessore ai lavori pubblici Stefano eh, Bucari. Quindi ancora. Amministrazioni locali nel mirino della magistratura, e poi andiamo a pagina eh, 18. Monopoli: siamo in Puglia. Muore sugli scogli spinto da ragazzini. La vittima è un pensionato di 77 anni. L'allarme è lanciato da un amico, da un altro anziano che passeggiava con lui e che è riuscito a salvarsi. Si indaga su una tentata rapina, ma anche su un atto di bullismo. Caccia gli aggressori. Ecco nella fotografia la scogliera di Monopoli dove è morto l'anziano commerciante in pensione, i due anziani dopo essere stati seguiti sul sentiero pedonale sono stati aggrediti e spinti in acqua, questa è la tesi, la vittima ha battuto la testa eh, ed è morto. E poi Uh, L'ultra della Juve suicida. L'ultimo mistero è il borsello scomparso. Nuovi particolari emergono sulla morte di Raffaello Bucci, il tifoso legato ai uh, servizi segreti. Eccolo nella foto in basso: non se, ne, non se ne separava mai dal suo borsello. Ma in auto non c'era. Fu poi restituito alla compagna soltanto dopo una uh, settimana. Questo per quanto riguarda. La cronaca da uh, Repubblica, e allora lasciamo l'edizione uh, nazionale e passiamo all'edizione napoletana. Repubblica Napoli, innanzitutto il caso Ercolano legato alle primarie del PD. Voti di destra: Ercolano, una foto su Repubblica denuncia ex nemici di Buon Aiuto in posa per lui, eh, anche migranti indotti a votare ed è. Eh, polemica e poi eh, il bilancio delle feste a Napoli, Ponte di Maggio, folla e caos, i vigili, intervenga il comune, boom di turisti a Napoli per il primo maggio, ma servono ordinanze per la eh, viabilità e poi De Magistris a Repubblica Live, eh, Renzi non può compromettere il mio dialogo con eh, Gentiloni nelle feste, non ho visto un delirio di traffico, dice De Magistris, ma effettivamente l'auto va usata di meno. Poi la musica, Pat Metini che suona all'Augusteo, il grande chitarrista, l'intervista con lui e dice io e Pino, Pino Daniele, il concerto mancato. Entriamo all'interno di eh, Repubblica Napoli, è stato un primo maggio. Da incubo, città in tilt per il traffico, la rabbia dei vigili urbani. Accuse al comune perché non emana le ordinanze? Il comandante, i miei non possono ingoiarsi eh, le auto. Circolazione bloccata sul lungomare e a fuorigrotta. Parcheggiatori abusivi che hanno assaltato Capodimonte. Bade Ma Magistris replica. Non è stato un delirio, ma i cittadini limitino l'uso dell'auto. Il sindaco annuncia cambi intanto nell'ANM, Ramaglia potrebbe andare via. Su Bagnoli Renzi fa propaganda, l'Arenile non è stato bonificato. Qualche passaggio insomma dell'intervento a Repubblica Live del sindaco De Magistris. Altra grana per l'amministrazione comunale di Napoli è l'emergenza welfare. inoltre senza assistenza eh, domiciliare la convenzione tra comune e imprese del terzo settore non è ancora perfezionata ma l'assessore al ramo Roberta Gaeta assicura il servizio riprenderà regolarmente eh, lunedì questo per quanto riguarda Repubblica Napoli adesso prendiamo il mattino e allora l'apertura nazionale Disoccupati, sorpasso degli anziani. L'Istat con gli incentivi crescono al sud, i contratti a termine. Intervista a Baretta che presenta il piano per i nuovi voucher. Giovani senza lavoro ai minimi dal 2012, ma è anche allarme: over 50, più 100.000 eh, disoccupati. La crisi. All'Italia, tre commissari e prestito da 600 milioni, il governo lavora ad un'alleanza pubblico-privata. E poi c'è il calcio, Mertens, il suo rinnovo, c'è l'intesa in azzurro per sempre, si parla di un aumento di ingaggio e di un contratto rinnovato fino al 2021, potrebbe essere sicuramente una buona notizia per aumentare la serenità per la volata Champions in questo finale di campionato. Poi gli immigrati alle primarie del PD, scoppia il caso ad Ercolano, il sindaco si difende, sono integrati e partecipano alla vita eh, cittadina. Il Lotteria di Agnano, il cavallo del benzinaio che batte i big. Ad Agnano ha vinto Timone Eck, pagato appena 2000 euro, ha vinto il prestigioso Gran Premio Lotteria di Agnano. Andiamo poi agli esteri, Trump-Putin, la telefonata del disgelo, la Casa Bianca parla di un buon clima su Siria e Corea, eh, attriti invece tra Mosca e la Merkel. Allarme Comic Con, pronti a lasciare Napoli, l'organizzatore del Comic Con, della fiera del fumetto, attacca la mostra d'oltremare, basta con gli aumenti, se no andiamo via e allora vediamo un po' di eh, sport. Vediamo un po' di sport dal mattino, pagina eh, 21. Mertens, sì, De Laurentiis guarda avanti, vicino il rinnovo del bomber belga. Dopo il via libera della moglie, l'accordo è davvero ad un passo da definire soltanto alcuni eh, dettagli. L'intesa firmerà fino al 2021 e guadagnerà circa 4 milioni all'anno con clausola da 22. Altre mosse tra i terzini per il futuro prende quota Mario Rui, Briatore dice prendete Balotelli, chissà se è una provocazione questa di Flavio Briatore. E poi ancora a proposito di Napoli, pagina 23, l'obiettivo secondo posto, il Napoli corre con la rosa fresca, Roma stanca e senza Strootman. Uh, turnover vincente di Sarri all'olandese della Roma due turni per simulazione. Azzurri meglio dei giallorossi come condizione atletica e mentale c'è un po' qui l'analisi delle due rivali divise da un punto a quattro partite dalla fine in questa corsa Champions, intanto Amsic a riposo ieri per Noie al polpaccio e dice adesso proviamo a vincerle tutte su Stroutman applicata dal giudice la prova TV, i giallorossi però hanno presentato ricorso d'urgenza e qui c'è proprio in grafica anche la volata: Champions, gli impegni del Napoli, Napoli-Cagliari, Torino-Napoli, Napoli-Fiorentina e Sampdoria-Napoli. La Roma invece giocherà a Milano contro il Milan, poi Roma-Juventus, Chievo-Roma e chiuderà con Roma-Genova all'Olimpico. Proseguendo ancora dal mattino, vediamo la prima interna del mattino Napoli. Caro affitto, nubi sul Comicon, il direttore della Kermes. Contratto troppo oneroso. Il rischio addio a Napoli. Curcio, costretti ad aumentare i ticket per far fronte ai costi, la presidente della mostra invece replica: hanno comunque degli sconti. <coughs> e poi. Le inchieste del mattino, anziani e disabili, il disastro welfare, Gaeta lunedì il servizio ripartirà, ma l'appalto è senza certificazioni. E poi ancora regione lite sul bilancio via il presidente dei revisori Porcaro Lascia, noi considerati un corpo estraneo, eh, voleva un aumento, questa la replica della presidente del Consiglio Rosetta D'Amelio. Approvata la legge sul cyberbullismo in regione, fondi alle vittime e ancora studenti contro studenti dopo il crollo, liceo occupato, il caso del eh, Siani, i ragazzi trasferiti a Mugnano trovano le eh, porte chiuse. Ultima pagina dal mattino è pagina 32, si parla dell'emergenza periferie, dei magistris, allarme a scampia, vele a rischio di occupazioni. Periferie c'è stata l'audizione del sindaco De Magistris alla Camera dei Deputati. De Magistris chiede di accelerare sul piano Restart. Bagnoli, Renzi rilancia, Lido restituito ai cittadini, Larenile restituito ai cittadini, la replica di De Magistris, eh, basta propaganda che aggiunge su trasporti, rifiuti e acqua, la Regione ci ignora, Bonavitacola dal canto suo ribatte, infondato vittimismo, ma su questo sentiamo il servizio. Tra le periferie di Napoli e il centro, le distanze si accorciano. Lo ha detto il sindaco Luigi De Magistris durante la sua audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie a Montecitorio. Abbiamo un investimento di 3 miliardi di euro per la rinascita di Napoli. Si parte dalle vele, ha spiegato De Magistris. Entro l'estate ci sarà l'abbattimento della prima vela. Un progetto di grande valenza per una serie di motivi. Il progetto porta la firma non solo del sindaco De Magistris, ma anche dell'università e del Comitato Vele. Noi siamo in condizioni entro l'estate di cantierizzare e probabilmente abbattere, anzi credo abbattere entro l'estate la prima vela con un progetto di abbattimento di tutte le vele e di rigenerazione urbana del territorio. Un altro tema importante toccato da De magistris è quello ambientale. Bagnoli veniva da 25 anni di inerzia, ha detto il primo cittadino, abbiamo fatto un'ordinanza denominata chi inquina paga, un'ordinanza pesante che ha due grandi inquinatori. Quell'ordinanza è pesante. Perché gli inquinatori non sono Gennaro Esposito e Pasquale Russo? I primi due principali inquinatori sono Fintecna, che è detenuta al 100% da Cassa, Depos Cassa Deposito e Prestiti, quindi è lo Stato, e l'altro soggetto è Cementir, Gruppo Caltagirone. Perché dopo quell'ordinanza che è diventata definitiva, finalmente siamo riusciti a ottenere quel tavolo che ci ha portato finalmente all'impegno del governo ha detto per la bonifica. E un accenno anche alla questione con doni e patrimoni. Chi è in grado di potersi regolarizzare può entrare addirittura nella disponibilità definitiva dell'alloggio, parliamo di alloggi popolari, che consenta a un cittadino di avere la proprietà e al Comune di non pagare più manutenzione straordinaria che diventa particolarmente pesante. Siamo già alla prima interna del mattino Benevento. La politica, innanzitutto. Il Sannio è la provincia più renziana. Primarie per l'ex premier consensi da primato. De Lorenzo, ora basta polemiche del Basso De Caro. Un successo. All'Assemblea nazionale vanno Del Vecchio. Fioretti esce e eh, Pepe e poi Terese Terme Ride al Telesia, ma gli studenti sono più forti dei teppisti, gravi danni all'istituto, ma gli alunni scelgono di fare comunque lezione. La scoperta degli atti vandalici fatta alla ripresa dell'attività scolastica dopo il ponte del primo maggio a Circello invece problemi per un'altra scuola perché alla Guicciardini cade eh, l'intonaco e poi la giustizia udienze penali stop alle attività a Benevento fino eh, a venerdì, c'è spazio anche per il calcio con il Benevento rinato dopo il derby vinto con Lavellino, ora è pronto per i playoff e i giallorossi ritrovano Cibsa nel derby una gara da vero campione. Poi ieri è stato a Benevento uh, della Valle il manager di uh, Todd Hay Hogan, la visita di Della Valle, molto amico di Clemente Mastella che promette illuminerò l'obelisco egizio di Benevento. Sulla visita di uh, Della Valle nel capoluogo Sanita vediamo il servizio. Per Clemente Mastella, Diego Della Valle è il fratello che non ha mai avuto. Una lunga amicizia lega il patron di Hogan e Tods, il sindaco di Benevento. Oggi Diego Della Valle ha incontrato Clemente Mastella a Palazzo Mosti. Una visita per accendere i riflettori su Benevento in vista del conferimento della laurea onoris causa dall'Unisagno all'imprenditore, ma anche un modo per valutare l'eventualità di investimenti nel sagno. Sono qui perché mi... l'università mi... mi ha degnato della sua attenzione, quindi... Per il resto poi sull'economia della città non, non interveniamo noi perché poi l'economia va fatta con i fatti e non con le chiacchiere. No? Quindi eh, Non è detto che se un domani ci sia modo e necessità di fare qualcosa, se dovessimo guardare al sud, ovviamente per, me, per mille motivi Benevento è uno dei posti che avremo in mente prima degli altri. E non manca di commentare anche i risultati calcistici del Benevento. Pare siete contenti, no? Perché la squadra sta andando bene. Quindi... Eh sì, sì, la seguo perché ci pensa Clemente, quando non la seguo a ricordarmelo e quindi voglio dire, vi faccio un grande in bocca al lupo. Attraverso lui speriamo di far conoscere come sarà quando ci sarà la laurea riscausa di Diego, verranno diversi esponenti della finanza italiana, del mondo industriale e finanziario italiano per far conoscere la città di Benevento. A questo miro io, cioè fare in maniera tale, come lui ha detto oggi, io vedendola da, di giorno, era stato altre volte da me, però sempre di sera un po' di sfuggito, mi ha detto è eh, veramente molto bella la città di Benevento e quindi bisogna far sì che. Cresca questa riconoscibilità e questo appeal di Benevento in Italia e fuori dall'Italia. Non c'è oggi la città di Salerno, per cui andiamo direttamente sul nostro sito, cominciando da Napoli, il Comic Con che fa il botto. Superate le 120.000 presenze in questo weekend, uh, fan impazziti per Sir Davos della fortunata serie TV Il Trono di Spade e poi proseguendo ancora. Dalla sezione Napoli, Bosco Trecase operata al femore, dimessa in quattro giorni, nonna liberata a 104 anni, pensate, decorso e intervento perfetti per la supernonnina a Bosco Trecase. Proseguendo, voleva che facessimo sesso di gruppo con tre uomini, resta in carcere la 46enne arrestata ad Ariano Irpino per favoreggiamento, prostituzione e... Uh, resistenza, proseguendo da Napoli, Gianluca e Caterina, finti agenti per rapinare ragazzini. Bonnie e Clyde praticamente sono stati presi, adescavano teenager per rapinare, messi a segno 33 colpi in tre mesi. Erano i Bonnie e Clyde delle rapine al uh, Vomero. Ancora da Napoli, prime nozze single. Amo me stesso più di una moglie. Che pace, nello 40 anni amare se stessi è la cosa eh, più bella, singolare, insomma cerimonia per queste prime nozze single a Sant'Antonio Abate. E noi andiamo sulla sezione di Avellino, innanzitutto Ariano Irpino, Vandali Impuniti e telecamere fantasma. Guardate eh, questo video. accade ad Ariano eh, Irpino. Questo video postato dal nostro Gianni eh, Vigoroso, vi invito a guardarlo. Poi proseguendo ancora ad Avellino, la denuncia che arriva da Capriglia e Irpina, avvelenati da quella fogna che scarica in casa. Una storia straziante, quella di Remigio 80 anni, che ci mostra casa sua invasa dai eh, liquami. Sempre da Avellino, i 100 anni. Di Maria Antonia, la nonnina con lo scialletto. Gli auguri del sindaco di eh, Bisaccia, Erminio. Insomma, tra Bosco Tre Case e, e, e Bisaccia vediamo queste due storie che hanno davvero del clamoroso 104 e 100 anni eh, ancora in salute speriamo pertanto queste due super nonnine. e poi Prato la Serra si mette a letto e muore Nicola aveva 43 anni amici sotto shock per la tragica fine di Nicola Fasulo a Prato la Serra alle porte di Avellino e poi eh, lutto nel calcio avellinese scomparso Paolo Paiuca ex preparatore atletico dell'Avellino Paolo avevi ragione alla fine vinceremo noi Paolo Paiuca non era solo un amico, ma un maestro, il più grande di tutti, il ricordo di Andrea eh, Fantucchio. Andiamo sulla sezione adesso di Benevento. Moiano, trovato all'aeroporto con munizioni da guerra, prosciolto. È arrivata la sentenza del GUP di Napoli per un uomo di eh, Moiano. E poi L'ex sindaco Pepe ora è ufficiale di sesto politico per pochi spiccioli, finalmente ecco la verità, 110 milioni di euro, dice Pepe, sono pura uh, fantasia. Scorrendo ancora ritroviamo il caso della prostituta che resta in carcere a Benevento, la prostituta di Ariano Irpino e poi della Valle in città, investimenti qui, valuterò con Clemente Mastella, abbiamo sentito. E poi una pièce teatrale con un PM che riflette sul linguaggio giudiziario. Iniziativa ANM di Benevento, venerdì a Sant'Agostino la performance del dottor uh, Cosentino. Andiamo sulla sezione di Caserta: la cronaca, abusivismo e vendita illegale di cd e DVD, controlli della finanza. I militari hanno effettuato numerose verifiche nella zona della Reggia e a San Leucio. Ancora Sant'Ammaro, fucile e pistole rubate nel sagno in auto, arrestato un albanese. Eh, Trento la Ducenta, mia moglie è una trans, per me è sempre stata una donna. L'intervista a Michele, il marito di Alessia Cinquegrana, la prima sposa trans senza intervento. L'ultima da Caserta, Orta di Atella, spaccio di droga, sei provvedimenti, quattro le persone finite ai domiciliari in un'indagine dei eh, carabinieri. Chiudiamo con la sezione di eh, Salerno, Battipaglia, il TAR boccia il ricorso eh, dell'opposizione, il sindaco francese no alla politica della denuncia e del eh, ricatto. L'opposizione chiedeva lo, sciogl lo scioglimento del Consiglio comunale eh, di Battipaglia, ritenendo non valida la seduta di Consiglio convocata per l'approvazione del riequilibrio di bilancio. Ancora da Salerno, Piero De Luca, sulle primarie del PD: Sono estremamente eh, soddisfatto, commenta in una nota stampa. Il risultato ci dà fiducia. E poi lo scoprono a fare il parcheggiatore abusivo. L'uomo aveva con sé anche un bisturi, un cinquantenne eh, salernitano, denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ancora su Salerno, lavori sulla tangenziale di Salerno, ecco dove, scopritelo nell'articolo, cambieranno anche alcuni eh, restringimenti. E poi l'ultima slide, la cuccarini dei piccoli pazienti dell'ospedale. Ruggi, inaugurazione del bunker acquario, garden, hospital e spazio giovani del nosocomio salernitano. Tutto questo ci sarà domani, giovedì 4 maggio a mezzogiorno all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona con madrina d'eccezione Lorella Cuccarini. Va bene, io chiudo qui con la rassegna di stamattina, grazie in regia Adaldo Aldo Fenizia. Naturalmente, aggiornamenti dal touchscreen che eh, torneranno alle 11 a mezzogiorno all'interno di Provaci ancora a Torino e poi alle 14, come al solito, l'appuntamento con l'informazione con 8 Channel News. A tutti una buona giornata, arrivederci.